Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di Terzo Millennio. Continuiamo a parlare dello sport più bello del mondo, che con grande difficoltà sta pian pianino ripartendo, del calcio. E cercheremo di affrontare una tematica assolutamente importante, quella del calcio femminile. Un calcio bello, ben giocato, assolutamente funzionale, ma in enorme difficoltà. Cercheremo di capire quello che succede, quello che sta succedendo, ma soprattutto quello che succederà per il calcio femminile, perché merita gli stessi onori assolutamente di quello maschile. Ne parliamo subito con i nostri ospiti, a cui diamo il ben trovato ad Alessandra Signorile, presidente Pink Bari. Buonasera. Buonasera a voi. Diamo il ben trovato al direttore del Sassuolo femminile, Alessandro Terzi. Buonasera. Buonasera a voi. In collegamento telefonico diamo il ben trovato al responsabile della Lazio femminile, Mauro Bianchessi. Buonasera. Buonasera a tutti. In studio abbiamo il mister Michele Ardito, appunto allenatore di calcio femminile. Buonasera. Buonasera a voi. E ultima, ma non ultima, rappresentante di DCF Sport Legal Roma, l'avvocato Carmina Marcucci. Buonasera. Buonasera. Avvocato. Allora, avvocato, iniziamo subito con lei, un argomento caldo, ovviamente si parla di sport femminile, quindi quale miglior testimonial di lei? Chi sono i professionisti sportivi e quali sono le caratteristiche del lavoro sportivo? E soprattutto la domanda delle domande: esiste il professionismo al femminile? Allora, secondo la legge 91 dell'81 sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori che svolgono, esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, sì, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e riconosciute dalle federazioni sportive nazionali. Perfetto, diciamo, in realtà c'è un problema sul professionismo femminile, quello che cercheremo di capire all'interno di questa puntata. Secondo lei c'è e cos'è l'emendamento Nannicini? Allora, allo stato attuale non esiste il professionismo femminile e l'emendamento Nannicini costituisce esclusivamente un incentivo, apre soltanto la strada al professionismo. Poche cose, in realtà. Esatto, si tratta che altro di un incentivo fiscale, perché prevede per le società sportive femminili che stipulano contratti professionistici un esonero dai contributi assistenziali previdenziali per gli anni 2020, 21, 22. Che non è assolutamente sufficiente, però, assolutamente, avvocato, no, certo. Assolutamente no. Direttore Alessandro Terzi, ben trovato e buonasera. Ritiene che il professionismo femminile dovrà portare alla nascita di una Lega Calcio femminile? Quello che noi ci auguriamo, cioè queste ragazze assolutamente se lo meritano, perché poi giocano bene ed è un calcio altrettanto spettacolare di quello maschile. Ma guarda, allora, sul fatto che giochino bene, su questo non c'è dubbio, penso che tanti si sono resi conto del livello tecnico del campionato italiano e di quanto questo sia cresciuto negli ultimi anni. Sul fatto che il professionismo possa portare alla nascita di una lega calcio femminile è tanto che se ne parla. Diciamo che già un primo sviluppo c'è stato nel passaggio dalla Lega Nazionale Dilettanti alla Federazione, che ha contribuito a creare un format di campionato che è un pochino più appetibile anche per chi deve investire comunque denari in questa direzione, e ha dato una struttura un pochino più professionistica alle competizioni femminili. Che la Lega Calcio Femminile possa essere un traguardo futuro è anche possibile, vediamo come si sviluppa. Potremmo dire che ce lo auguriamo assolutamente, perché sarebbe una cosa assolutamente da fare. Noi mettiamo in campo, proprio per utilizzare un termine calcistico, consentitemelo, il nostro mister. Allora, mister Ardito, innanzitutto so che lei ha avuto tantissime offerte anche dall'estero importanti e nonostante ciò ha deciso invece di continuare a fare l'allenatore di calcio femminile. Per quale motivo questa scelta, nonostante tante offerte, insomma? Sì, buonasera ancora. Buonasera a tutti. Innanzitutto sì, ho ricevuto diverse offerte che mi hanno gratificato tantissimo per il lavoro fatto negli anni precedenti.
ho deciso di per il momento accantonare l'esperienza all'estero per impegni familiari e preferirei rimanere in Italia se fosse possibile. Se è possibile, certo. Se fosse possibile. Ma ho scelto, lei mi chiede se ho scelto il femminile rispetto al maschile. No, dico per quale motivo lei ha deciso di rimanere in Italia, ce l'ha spiegato, insomma, per motivazioni familiari. In questo momento sì. E poi la differenza sostanziale tra allenare, lei insomma allena da tantissimi anni, la differenza tra allenare il calcio maschile e il calcio femminile, qual è, se c'è? Ma devo dire la verità, con tutta onestà, è una domanda che mi presenta ogni giornalista ogni volta che mi rilascio qualche intervista. Devo dire con tutta sincerità che, a parte l'aspetto fisico, che è comunque un aspetto fondamentale, a livello di organizzazione dell'allenamento, organizzazione dell'aspetto fisico, non ci sono grosse differenze. E vorrei dare un dato che è fondamentale, perché credo che in pochi questo lo sappiano. I chilometri percorsi da un giocatore appunto maschio più o meno si equivalgono a quelli di una donna, quindi sotto quel punto di vista non ci c'è. Come diceva il direttore, le squadre giocano bene a calcio, le squadre sono preparate bene, sono attrezzate bene. La scelta che ho fatto io dal maschile al femminile perché questo mondo mi incuriosiva, lo seguivo durante il maschile e a un certo punto è arrivata questa offerta e mi sono voluto proprio mettere alla prova. Mi sembra, da quello che ci dice lei, che assolutamente la strada deve essere quella, cioè bisogna arrivare a creare poi fondamentalmente una lega, perché come dice giustamente lei, poi in realtà le motivazioni, lo spirito, ma anche il divertimento e la gioia di vedere calcio deve essere uguale sia al maschile che al femminile. Presidente Alessandra Signorile, innanzitutto buonasera e ben trovata. Ritiene che il professionismo sia la scelta migliore per la crescita del movimento femminile, anche lei? Sì, io sinceramente sono stata tra i primi a credere che il professionismo potesse portare maggiore visibilità e maggior contezza alla pratica di questo sport da parte delle nostre calciatrici. Lo ritengo tuttora e credo che, prima sentivo l'emendamento Nannicini, in sé, voglio dire, prevedeva in realtà uno sgravio contributivo per gli anni 19, 20, 21 di circa 8.000 euro l'anno, che voleva dire una retribuzione lorda di circa 30.000 euro. Ecco, questo sarebbe auspicabile e attualmente l'emendamento in sé è stato superato proprio perché non è ancora entrato in vigore, non siamo riusciti ad attuarlo, ma evidentemente per avere delle professioniste abbiamo bisogno, credo inevitabilmente, di avere anche una lega calcio femminile. Assolutamente. Prima sentivo il collega che dice è auspicabile, io credo che lo sia maggiormente in questo momento, soprattutto perché noi potremmo abbiamo... dire indispensabile, ecco, qualcosa che proprio diciamo verte sulla sopravvivenza del calcio femminile. Le volevo chiedere una cosa, lei è presidente del Pink Bari, qual è la situazione? Perché voi avete una situazione abbastanza difficoltosa, no? Cioè, giocate in una serie importante, però con enorme difficoltà. Perché le dicevo la necessità di una lega? Noi siamo una società dilettantistica a tutti gli effetti, siamo SD. Evidentemente in questi ultimi due anni, dal passaggio in FIGC, ci siamo adeguati per quello che riguarda tutte le misure richieste dalla federazione, per cui le licenze nazionali, tutti gli allenatori con patentini, il discorso medico, che è stato un impatto notevole da febbraio dello scorso, esatto, anche da un punto di vista di budget, non solo organizzativo. E devo dire poi onestamente che forse il budget ha inciso tantissimo per una questione di organizzazione. La sentiamo male, signorile. Vabbè, abbiamo perso il collegamento, vediamo se riusciamo a recuperarla a brevissimo. Nel frattempo diamo il ben trovato ad Alessandro Terzi, direttore del Sassuolo. Innanzitutto ben trovato. Qual è la posizione del Sassuolo in tema di professionismo femminile, direttore? Guardi, io credo che la strada sia già tracciata, non penso che si possa tornare indietro. Nel momento in cui la federazione invita i club professionistici a investire nel calcio femminile, credo che l'unica strada possibile sia quella di atlete professioniste.
il valore del campionato da un punto di vista tecnico può generare introiti o potrà generare gli stessi introiti di quello maschile, secondo lei, o è prematuro? Noi crediamo di sì, però non lo so, lei ci sta dentro, sicuramente sa, ha diciamo, delle reference più importanti rispetto alle nostre. Ma guardi, gli stessi introiti del campionato maschile, io faccio fatica a crederlo almeno nell'immediato, che debba generare introiti penso che sia una necessità, cioè questo campionato deve iniziare ad aumentare il suo livello tecnico, il suo valore tecnico e la sua spettacolarità in modo tale da poter attrarre sempre nuovi investitori e, perché no, anche parlare di diritti televisivi in maniera concreta non sarebbe affatto male. Assolutamente. Invece per quanto riguarda la stagione sportiva della Lazio femminile, Bianchessi, come sta andando? Guardi, leggermente sotto le attese, non si perde mai ma si vince poco. Una risposta questo... diplomatica la sua. E questo, basta pensare alla risposta e si capisce com'è la situazione. Stasera abbiamo una partita di recupero di campionato, perché ne abbiamo altre 4 da recuperare, speriamo che si decida a vincere qualche partita e vedremo a gennaio dove saremo in classifica. La squadra è stata fatta e costruita per andare in Serie A e speriamo di arrivarci. Perfetto, noi ce l'auguriamo. Quali sono le problematiche invece, per continuare il discorso di prima, che diciamo è il focus in realtà della puntata odierna, che deve affrontare una società, per esempio come la Lazio, in vista del passaggio al professionismo? Ma guardi, il passaggio al professionismo secondo me bisogna fare un passo laterale, di lato, perché oggi i diritti televisivi sono praticamente zero, a livello di sponsorizzazione siamo praticamente a zero. La Serie A maschile fattura 1.400 milioni d'euro, quindi il passaggio al professionismo deve venire prima in federazione o con una lega femminile dove ci sia un management importante per le sponsorizzazioni e per i diritti televisivi con una visibilità maggiore, perché il rischio è che questi imprenditori che tutti gli anni ci mettono i 300 e i 400 mila euro, per dire delle cifre, arrivano a un certo punto che si possono anche stancare di mettercele, perché oggi i rientri a livello economici sono praticamente zero, a livello di immagine piccola è l'immagine di rientro per una società che comunque ha già visibilità col calcio maschile, che quindi il passaggio di organizzazione è investimenti a livello di lega o di federazione, poi con questo si può parlare di professionismo e di alzare tanto, e io credo che ci sia un potenziale immenso in Italia sul femminile, però se non ci sono risorse diventa difficile. Soprattutto mi perdoni, in questo periodo dove le risorse non ci sono neanche per le cose diciamo più importanti, è una cosa difficile, ma è una cosa assolutamente importante. Dovremmo avere nuovamente il presidente signorile. Presidente, è con noi? Sì, sono con voi. Ah, perfetto, la bentornata. Non è semplicissimo lavorare sempre con Skype. Come si sta arrivando al professionismo e qual è il coinvolgimento della società in questo passaggio, secondo lei? Perché ci ha detto prima che voi in realtà siete una società dilettantisti e quindi vivete tutte le difficoltà, soprattutto in questo periodo storico, dell'esserlo. Quali sono i passaggi principali e fondamentali? Prima il collega della Lazio evidentemente ha descritto quella che è la situazione. In questo momento noi avremmo bisogno soprattutto di un piano industriale che ci consenta di passare al professionismo, perché come dire, usare come spot elettorale le donne devono diventare professioniste va benissimo, poi voglio dire terminano le elezioni e qualcuno deve pagare gli stipendi. Posso sottolineare, mi perdoni, posso sottolineare con affetto questa frase, perché è una frase assolutamente molto in voga in questo periodo, cioè il periodo dell'annuncite. Lei ha detto una frase che secondo me è fondamentale, cioè dire delle cose in un momento in cui ci sono le elezioni o dei momenti cruciali, cose che poi non vengono messe in campo, sempre per utilizzare un termine calcistico, e credo che questo sia uno dei problemi principali. Quindi volevo sottolineare questo suo inciso perché credo sia assolutamente fondamentale. Prego, Presidente.
Io sono 20 anni che sono nel calcio femminile, per cui, come dire, da un punto di vista di morale, credo che sia veramente auspicabile arrivare al professionismo femminile. D'altro canto poi resto demoralizzata e capisco che le difficoltà, e anche le difficoltà dei professionisti che si sono affacciati in questo momento al calcio femminile, di poter parlare di professionismo, perché evidentemente non ci sono le basi, non abbiamo appunto introiti TV, abbiamo, voglio dire, dato, abbiamo avuto Sky per la prima volta quest'anno, Team Vision, Esselunga, cioè non si può basare su tre mini sponsor un discorso di un professionismo. Non la sentiamo nuovamente. Mi sente? No, purtroppo oggi abbiamo grossi problemi con Skype. Allora, direttore Terzi, secondo lei quale ruolo dovrà essere svolto dalla divisione del calcio femminile nella gestione del futuro, ci auguriamo, professionismo? Io mi auguro che la divisione calcio femminile possa fare da capofila, cercando di raccogliere quelle che sono le esigenze della società per trasportare questo movimento da dilettantistico a professionistico. Deve, secondo me, uscire un po' da questo schema mentale di ente verificatore, e diventando un pochino più una società di consulenza, di servizi. Deve fare un pochino più la Lega e meno la Federazione. Io credo che la divisione in questo momento debba fare questo passo anche culturale per cercare di attrarre investimenti e non spaventarli, perché anche questo è un tema. Non tantissime società professionistiche hanno deciso di investire nel calcio femminile, anche perché sono un pochino spaventati, io credo, dai costi che effettivamente ci sono, effettivamente tutti i giorni devono essere affrontati. In questo senso credo che la divisione calcio femminile possa fare tanto. Però la frase che ha detto, diciamo, da un punto di vista culturale, è una frase che vorrei sottolineare, perché insomma è giusto che il calcio femminile abbia esattamente la parità, diciamo, di importanza, di sponsor e di budget di quella maschile. Quindi credo che sia un inciso assolutamente fondamentale. Direttore Bianchessi, in vista del professionismo, la parte dello scouting, quindi della ricerca di professionisti o professioniste, quanto può incidere? Quanto è importante? Oggi non è molto importante, perché non avendo risorse, quando si individua anche una ragazza, anche all'estero, giovane, ovviamente ci sono anche altre società, e l'Italia è comunque la Serie A e la Serie B sono campionati dilettantistici, non sono visti e non possono competere con le società del nord Europa. Io penso che sia auspicabile che si diventi professionisti il femminile, ma non sulla carta, perché prima bisogna avere la casa, quando viene costruita si parte dalle fondamenta. A livello di federazione, se non ci sono risorse e non trovano quindi sponsorizzazioni e non ci sono diritti TV, si rischia di restare in questa bolla, che è anche bella perché il settore, il calcio femminile è comunque cresciuto, ma fino a un certo punto. Oggi, per andare a prendere delle ragazze e alzare il livello delle squadre, in Italia lo fa la 2-3 società, non di più, servono soldi, ma se non ci sono introiti, torno a dire, i presidenti oggi investono 300-400 mila euro, il prossimo anno ne investiranno altri 300-400, ma arriva un momento che chiudono il rubinetto. Quindi da quello che ci sta dicendo, da quello che abbiamo capito, quello che stiamo capendo all'interno di questo viaggio, in realtà in questo momento è un costo, è una casa, come ha detto lei in modo molto giusto, in costruzione, dove in realtà i mattoni vengono messi con un'enorme lentezza, e questo è assolutamente un gran peccato. Avvocato Marcucci, qual è la sua opinione sul professionismo nel calcio femminile? Perché da quello che abbiamo capito, cioè il calcio femminile lo vogliono fare tutti, però in realtà c'è un qualcosa che non ci sono i fondi, quindi è molto difficoltoso. A mio avviso non ci sono i presupposti economici, pochi sono gli interventi pubblicitari, i diritti televisivi sono irrilevanti.
ciò anche l'entrata in vigore dell'emendamento Nannicini purtroppo garantirebbe un aiuto solo per 3 anni. Però dopo 3 anni cosa mi perdoni succede? Avvocato, lei giustamente il suo mestiere è quello di essere avvocato, sì, è qualcosa che garantirebbe, ma è il minimo, esatto, è qualcosa esatto. di basico, cioè non sposta gli equilibri, non permetterebbe, come abbiamo detto prima, a questa casa, cioè qui siamo alle fondamenta, di arrivare al tetto. Esatto, le società si ritroverebbero dopo 3 anni ad affrontare un costo del personale che sarebbe lievitato. Assolutamente. Allora, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando del gioco più bello del mondo e allora è il momento di capire un po' poi quello che succede in campo. Allora, mister, innanzitutto, qual è il momento più bello, i momenti più entusiasmanti che lei ha vissuto in questa avventura? Che ricordiamo che ha deciso di continuare nonostante le offerte, quindi un plauso a questo. Ma ne riconosco tantissimi. Come dicevo prima, il calcio femminile è da compararsi a quello maschile per quanto mi riguarda. Il momento più bello per un allenatore, quindi parlo personalmente, è dal primo giorno d'allenamento all'ultimo giorno. Quindi la scoperta, diciamo, delle atlete che lei sta allenando, quindi l'inizio del rapporto, potremmo dire. Sì, però le scoperte diciamo che non avvengono quasi, cioè noi possiamo scoprire l'evoluzione di una giocatrice, perché come dicevamo prima, molte giocatrici dall'estero si stanno affacciando nel campionato italiano e quindi non abbiamo gli strumenti che ci sono nel maschile per poter vedere, come diceva anche prima il direttore della Lazio, ci dobbiamo anche un po' affidare a quelli che sono i video, non se ne trova tante, ma poi il vero lo si scopre in campo. Ma quello che secondo me, tornando un po' al discorso del professionismo, però io dico una cosa, io da 2 o 3 anni che sposo questa causa, le due cose non si possono dividere. O si decide di fare il professionismo a livello di Serie A femminile, perché altrimenti, come diceva anche il presidente della Bari, queste società di calcio, Serie A, Serie B, ma anche Serie C, ogni giorno hanno dei costi importanti, hanno delle trasferte importanti e ancora oggi ci sono squadre che sono, non è corretto, si devono sobbarcare 500-600 km nella stessa giornata per poter svolgere 90 minuti di calcio, solo per passione, solo vero, per vero. Amore verso questo sport. Però a proposito di passione, mi perdoni perché lei non ci ha detto poi una cosa fondamentale, che tra il record, lei ha un piccolo record, è l'unico allenatore a non perdere mai con la Juventus campione d'Italia. Quindi questo lo possiamo dire con orgoglio, insomma. Assolutamente, perché di questi tempi, come diceva prima anche il direttore della Lazio, che sono 2 o 3 le società che investono tanto, un po' di più rispetto alle altre, sì, ho questo record, ma è giusto condividerlo insieme al mio staff e alle giocatrici che hanno fatto parte di quella campionato. Cosa importante. Tra le calciatrici che ha lanciato, qualcuno a cui è maggiormente legato? Perché poi c'è un inciso da dire, che fortunatamente nell'ultimo periodo cominciano a vederci anche nel mainstream, nelle importanti televisioni nazionali, figure di calciatrici femminili. Speriamo che sia un buon auspicio. Lei a chi è più legato in particolare? Ma in particolar modo a Sofia Colombo e a Martina Zanoli, che sono anche orgoglioso di aver dato a queste due ragazzine che arrivavano dalla primavera dell'Atalanta Mozzanica. E mi ricordo il primo allenamento erano molto impaurite, perché fare il salto dalla primavera alla Serie A femminile è un bel passaggio, e con grande orgoglio dico che oggi la Martina Zanoli gioca nella Fiorentina, che sta per impegnarsi nella Champions League, e la Sofia Colombo, che è una giocatrice dell'Inter, ora in prestito al Verona. Queste sono le due giocatrici un po' che mi hanno lasciato un po' il segno, come si suol dire. Allora, dovremmo riavere in collegamento la presidente della Pink Bari, Alessandra Signorile. È con noi, presidente? Sì, sono con voi. Ah, perfetto, oggi un collegamento un po' complicato. Stavamo dicendo, allora, come potranno adattarsi le società dilettantistiche al futuro assetto dei campionati e quale ruolo dovrà svolgere la divisione calcio femminile nel mondo del professionismo? Quali sono le sue idee? Bene, io tornerei un attimino indietro, allora, circa quello che stava prima riferendo l'avvocato Marcucci, che ho visto non essere proprio così convinta che il professionismo può essere una svolta.
Per quanto riguarda il discorso delle sonore, aspetti un attimo, mi perdoni, che forse ha male interpretato quello che ha detto l'avvocato Marcucci. Sì. Avvocato, se vuole ripetere il concetto, poi mi risponde, Presidente. Io sono prego. A favore del professionismo femminile, ma non a queste condizioni, perché non ci sono i presupposti economici. Per le società sarebbe un costo elevato che non potrebbero sostenere. Questo. Ma Presidente, sono d'accordissimo. Ecco. Presidente, l'avvocato quindi in realtà è assolutamente a favore. Poi, essendo donna, purtroppo io mi sento a tratti, è appassionata, non potrebbe essere diversamente, però dice se non ci sono poi, come stavamo dicendo prima, i mattoni per costruire questa casa, è difficoltoso, è così, avvocato? Esatto. Presidente, prego. Allora, ritornando su questo appunto, io credo che i mattoni si sia provato a metterli. Ad esempio, l'emendamento Nannicini che prevedeva quello sgravio, quei circa 5 milioni attualmente sono stati destinati al passaggio al professionismo di qualunque attività, di qualunque sport femminile. In questo momento noi attendiamo, evidentemente la Federazione Calcio ha istituito una commissione che possa appunto seguire questi lavori per definire quali sono le misure da adottare per il passaggio al professionismo. Su questo io da società dilettantistica avrei molto da dire, in quanto voglio dire le componenti di questa commissione che dovrebbero in un certo qual modo, voglio dire, è la commissione che attende che la federazione faccia la determina per determinare appunto il calcio femminile quale professionistico, che a sua volta potrebbe anche voler dire che prenderebbe dal governo i primi 5 milioni di euro se altre federazioni non hanno la stessa velocità entro fine anno di fare questo passaggio. E noi abbiamo costituito una commissione, il Presidente federale ha costituito una commissione di cui fanno parte tre componenti dell'AIC, un componente dell'AIAC, un componente della Lega di Serie A professionisti e un componente della Lega di Serie B professionisti. Capite bene che come società dilettantistica sono molto perplessa circa la composizione e circa quelle che potranno essere le valutazioni da fare per un passaggio al professionismo. Quali sono le sue perplessità? Si può spiegare meglio? Cioè, nel senso, ha dei dubbi a riguardo sulla composizione? C'è qualcosa che non va? Non vede prospettiva? Non vede che i mattoni mettano su questa benedetta casa? Quali sono le sue perplessità nello specifico? Mi sente? No, niente, oggi il Presidente abbiamo veramente un'enorme difficoltà, tra l'altro aveva anche frainteso quello che il nostro avvocato... È tornata? Non lo so, se mi dite qualcosa da studio andiamo avanti. Niente, non ce l'abbiamo. Allora la salutiamo anticipatamente e invece vorrei fare la domanda al direttore Terzi. Quindi da quello che abbiamo capito il passaggio al professionismo femminile potrebbe essere un'opportunità. In questa situazione è molto complicato andare avanti. Questo un po' per fare una chiusa su quello che ci siamo detti oggi. È complicato perché la situazione generale è complicata, però vedete, io credo che tutto il calcio femminile debba essere visto solamente come un'opportunità, altrimenti non si spiegherebbe in altro modo un investimento di una società professionistica in questa direzione. Certo. Sicuramente non è per trarre un profitto, questo per evidenti ragioni anche normative. Semplicemente il Sassuolo ha riflettuto sull'argomento 5 anni fa, ha deciso di iniziare a investire perché ci ha visto dentro un'opportunità e credo che questa visione debba rimanere, perché altrimenti non riusciremmo a continuare la nostra attività. Io capisco bene le perplessità di Alessandra, che oltretutto è un'amica e noi veniamo appunto dalla trasferta di Bari, abbiamo avuto modo di approfondire anche questo tema anche a contatto diretto. Le società dilettantistiche non sono state tenute in considerazione in questa commissione federale, onestamente non ne conosco la genesi, non so come è stata pensata questa commissione. È presente la divisione calcio femminile con la presidente Mantovani, vedremo come si svilupperà. Ora dare dei giudizi un pochino troppo a priori mi sembra eccessivo. Lei cosa si augura personalmente?
io mi auguro che riflettano attentamente su quelle che sono le modalità di passaggio al professionismo, perché come avete detto più volte, come hanno detto anche i colleghi in trasmissione, questo professionismo deve essere in un qualche modo sostenibile. Non si può assolutamente scimmiottare un modello maschile, perché non riusciremo a sostenerlo. Dobbiamo trovare una strada per noi. Assolutamente, diciamo, portando avanti poi quel termine meraviglioso che ha tirato fuori poc'anzi, cioè una visione, che è un termine molto, molto bello, soprattutto in questo periodo. Prima di salutarci, direttore Bianchezzi, c'è una differenza in realtà tra l'organizzazione di un settore giovanile maschile e uno femminile, oppure siamo più o meno, diciamo, più o meno uguali, o ci sono delle differenze sostanziali? No, guardi, noi qui alla Lazio, maschile e femminile, lavorano con le stesse strutture, con gli stessi mezzi, e differenza non c'è. Ovviamente nei contenuti del lavoro stiamo parlando di ragazzi con una certa fisicità e ragazze con un'altra fisicità, una fisicità diversa. Quindi i carichi di lavoro sono diversi, però a livello gestionale, organizzativo, non cambia nulla, e guai se non fosse così. Bene, è una risposta che ci piace molto, che tra l'altro una risposta molto similare rispetto a quella che ci ha dato prima il nostro mister, cioè allenare, diciamo, delle ragazze o dei ragazzi è esattamente uguale. Mi sembra la risposta delle risposte, giusto mister? Esattamente. Bene, purtroppo il tempo è tiranno, è il momento dei saluti. Ringraziamo i nostri ospiti. Ringrazio Alessandra Signorile, presidente Pink Bari, in collegamento Skype. Purtroppo un collegamento un po' difficoltoso, non è con noi, ma la ringraziamo ovviamente per la sua presenza. Ringrazio Alessandro Terzi, direttore Sassuolo Femminile, grazie. Ringrazio Mauro Bianchezzi, responsabile della Lazio Femminile, la ringrazio. Ringrazio il nostro, o meglio il vostro mister, Michele Ardito, grazie mister. Grazie a voi. Noi ci auguriamo di cuore che lei ovviamente rimanga in Italia, visto tutte queste richieste, insomma, ad allenare le nostre ragazze. Speriamo. Dipende da lei, mister, non da nessun altro. Certo. E ultimo ma non ultimo, ringrazio il nostro avvocato, l'avvocato Carmina Marcucci di CF Sport Legal a Roma. Grazie avvocato. Soprattutto grazie per aver chiarito la sua posizione. Quindi l'augurio, avvocato, è che questa lega finalmente prenda piede. Assolutamente sì. Bene, mi sembra un qualcosa di assolutamente importante e fondamentale. L'appuntamento con noi torna domani. Buon proseguimento. Ciao. Sono Simone Occhiuto, titolare di Assi Broker Tirreno, una società di brokeraggio assicurativo. Come molti di voi sapranno, è possibile che le compagnie di assicurazioni acquistano il credito da parte della ditta che esegue i lavori per un condominio. E i condomini non spenderanno nulla, non so se mi sono spiegato, non spenderanno nulla. Noi di Assi Broker Tirreno siamo al vostro fianco in ambito assicurativo, con delle coperture specifiche sui lavori che vengono fatti. Assi Broker Tirreno, bonus sereno. Ti aspetta ogni giorno a pranzo. Inoltre, goditi il re come no direttamente a casa tua ogni giorno dalle 18 alle 23:15 con il delivery, e goditi i nuovi fantastici piatti di crudi e sushi. Ristorante Ruderi, aperto tutti i giorni, 7 su 7 a pranzo e cena. Vi aspetto, non mancate. La Sire Service, azienda leader nel settore delle manutenzioni a Roma, pone come obiettivo primario la semplificazione del concetto di manutenzione. Per ogni segnalazione di guasto urgente, l'intervento viene effettuato entro un'ora. La nostra piattaforma gestionale, realizzata su misura, massimizza l'efficienza di tutti i processi di lavoro. Dalla notifica di guasto alla risoluzione del problema, dalla richiesta di elaborazione preventivi, sino alla produzione di materiale fotografico che permetta di certificare l'intervento svolto.